Il mammifero più anziano che sia mai stato riportato è una balena della Groenlandia di 211 anni. 211 anni. Tu pensa che palle, 200, che cosa fai a 211 anni? E se vi dicessi che questo non ha quasi per niente stupito gli scienziati, e che invece sono rimasti ben più stupiti da quanto campava l'eterocefalo glabro o talpa senza pelo. Insomma, sto coso qua che pare un topo con la ceretta, che è stato trovato vecchietto di 31 anni. Ah, parliamo. Esiste una sorta di regola che vale più o meno per tutti i mammiferi, per cui se sei grande campi tanto, se sei piccolo campi meno. Insomma, quanto campi dipende dalla tua massa corporea. È proprio un fattore, viene chiamato quoziente di longevità. Ecco, sappiate che l'essere umano moderno ha un quoziente di longevità paragonabile a quella di sto topo nudo. Però, per arrivare a campare tanto, ce l'abbiamo messo di tempo, ci abbiamo faticato proprio. Però c'è una categoria di mammiferi che riesce a soppiantare tutti. In quanto campa molto di più rispetto a quanto ci si aspetterebbe. Ed ovviamente sto parlando di quelle merdine di pipistrelli. Il vespertiglio di Brandt, che è un pipistrello, arriva a campare 40 anni, 40, sto così, 40 anni. E per di più ha una probabilità di beccarsi il cancro che è bassissima. E allora tu dici, ma allora, ma come cacchio è? Ma com'è possibile? Specialmente tenendo presente che i pipistrelli, e lo sappiamo tutti, dovremmo ormai saperlo perlomeno, sono un covo di germi. Trasportano un sacco di virus letali, sono praticamente una latrina vivente. E non per niente, molti virus che ci riguardano sono arrivati all'uomo proprio per un salto di specie che è partito da loro. Sti pezzi di... Ma allora com'è possibile? Cioè, trasportano un sacco di virus, però campano un casino, però non si beccano... com'è che funziona? È complicato, capito? Anche perché sotto alcuni video ho ricevuto dei commenti da parte di scettici che mi dicevano: sì, continua a credere alla storiella del pipistrello. Ecco, evidentemente non avete sentito la storiella di un sacco di altri malanni che arrivano dai pipistrelli. Ma perché ci riescono? Perché riescono a campare così a lungo? Perché hanno questo super potere? Ecco, e se vi dicessi che la motivazione a questa incredibile stranezza dei pipistrelli è dovuta proprio all'aspetto più appariscente di sto animale. Al fatto che vola. E occhio, che se fossi stato io a dover scegliere, avrei fatto volare qualsiasi cosa, ma di certo non un topo. Avrei fatto volare un gatto. Un gatto, come puoi lamentarti? Un cane, ma non un topo. Sì, lo so che i pipistrelli non sono dei topi, però ci somigliano. Quindi. Il loro superpotere è arrivato proprio da come hanno speso brillantemente i loro gettoni evoluzione, se ben ci pensi. Perché guadagnando il potere del volo, quindi investendo quei gettoni evoluzione, ne hanno beccati involontariamente un casino di altri. Questo è un investimento saggio. Perché dico questo? Immaginate il livello di sforzo, la quantità di energia che è richiesta per prendere il volo. Immaginate che adesso vi crescano delle ali membranose, voi possiate effettivamente volare. Ecco, vi assicuro che comunque battere, vi assicuro che è decisamente più faticoso che non correre. Siamo tutti d'accordo. Decisamente. Di conseguenza è facile capire che i pipistrelli hanno bisogno di produrre un casino di energia. Nonostante questo, comunque, gli studi suggeriscono che la quantità di energia che loro richiedono per volare è comunque del 20-25% inferiore a quella richiesta dagli uccelli. Il che è abbastanza strano. Ma cosa c'entra questo con i virus? Aspetta che ci arrivo, Resta il fatto che i pipistrelli hanno bisogno di un fottio di energia di più rispetto agli altri mammiferi. Questo senza dubbio, eh. Ma come si produce l'energia all'interno di una cellula? Ecco, l'energia viene prodotta dai mitocondri, che sono degli organelli presenti nelle cellule che fungono davvero e proprio impianto di alimentazione, motore della cellula stessa. I mitocondri sono una figata, perché sono un po' come delle cellule che sono dentro le cellule. Cioè, il mitocondrio, per dire, ha il suo DNA, il DNA mitocondriale, che non è quello della cellula, è un altro, e quello è soltanto suo. E la cosa che è una figata è che questo DNA non è che deriva dal papà e dalla mamma, deriva soltanto dalla mamma. Quindi in pratica il DNA che sta nei mitocondri delle mie cellule mi è stato passato da mia madre, ed è quasi identico a quella di mia madre. Mio padre qua non c'entra proprio niente. Non si sa bene cosa sia successo, ma la teoria più probabile, che poi è quella che fa ridere un casino, è che tanti anni fa, almeno 20 anni fa, c'era una sorta di cellula primordiale e c'era il mitocondrio. Ora, la cellula però non era in grado di produrre tanta energia. Il mitocondrio invece aveva paura dell'esterno, perché fuori c'erano i lupi cattivi. Allora è entrato dentro la cellula e ha fatto un patto con la cellula. Ha detto: oh cellula, tu mi proteggi dall'esterno e io ti produco energia.
Ora, le nostre cellule sono fatte così. È una spiegazione del cazzo, però. Però sì, ragazzi, dentro le nostre cellule ci sono questi mitocondri, che sono sostanzialmente delle altre cellule, delle sorte, sono molto simili a batteri, che in pratica usano i nutrienti ed in cambio danno alla cellula energia. Come la danno questa energia? Sotto forma di una molecola che si chiama ATP. Anche se dire che l'ATP è l'energia della cellula è una buona approssimazione, però fa un pochino venire i brividelli a un chimico come me, quindi va bene, prendetela con le pinze. Quindi, andando in breve, in pratica, il mitocondrio produce l'energia per la cellula. Fin qua ci siamo. Ma ovviamente tutti i processi hanno degli scarti. E quali sono gli scarti di questo processo industriale all'interno della macrocittà che è la cellula? Sono dei composti chiamati ROS, Reactive Oxygen Species. Sono composti a base di ossigeno, alcuni possono essere radicalici, altri no. Comunque, vabbè, sono molto reattivi. Però non vi preoccupate, altrimenti cioè saremmo stati nella merda. In condizioni fisiologiche, quindi quando stiamo bene, quando tutto è a posto, ne produciamo una quantità tale che è addirittura vantaggiosa per la cellula, perché la cellula la utilizza per un sacco di azioni di regolazione, compreso il combattere contro le infezioni. Per il resto poi ci sono dei composti antiossidanti all'interno della cellula che permettono di neutralizzarli, quindi situazione perfetta. Per dire, il sistema immunitario utilizza queste molecole reattive all'ossigeno per attivare le cellule del sistema immunitario e ad esempio andare a combattere contro un invasore, che può essere un batterio, per dire. C'è però un problema: l'azione delle molecole dei composti antiossidanti è limitata, e se tu ne produci troppi di sti ROS, a un certo punto ci possono essere dei danni. Sono comunque specie reattive, e tra le varie cose che possono fare, ad esempio andare ad attaccare, non saprei, le proteine, scassandotele, potrebbero attaccare le membrane, potrebbero addirittura attaccare il DNA. E se il DNA viene danneggiato troppo, potrebbe anche insorgere il cancro. No, non è una cosa bella, insomma. Quindi livelli troppo alti di queste specie reattive all'ossigeno possono rincoglionire un pochino la situazione della cellula, oltre a danneggiarla, ma anche rincoglionire il sistema immunitario. Ad esempio, una delle malattie che potrebbe essere indotta è l'artrite reumatoide, che è una malattia autoimmune. Quindi, come vedi, no, non va bene. Quindi la condizione non piacevole, brutta, 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 in cui i livelli di queste specie reattive superano una certa soglia, viene chiamata stress ossidativo. Cioè la cellula è in stress ossidativo. E secondo te, no? Se i pipistrelli devono volare, e quindi i mitocondri dei pipistrelli devono produrre una quantità spropositata di energia, non significa che devono produrre anche una quantità spropositata di ROS, di Reactive Oxygen Species? Sì, infatti. Quindi dovrebbero avere un livello di stress ossidativo esageratamente alto. Vi ripeto, situazioni di stress ossidativo così alto provoca danno a un sacco di cose, tra cui il DNA. Però, come sapete, i pipistrelli non se lo beccano il cancro, allora? È stato scoperto che i pipistrelli hanno un meccanismo di controllo e riparazione del DNA esageratamente più spinto e efficiente rispetto alla norma. Quindi fanno un lavoro della miseria. Quindi non è tanto che il DNA non si danneggia nei pipistrelli, si danneggia, come? Solo che ha un meccanismo per identificare il danneggiamento e ripararlo che funziona da paura. E quindi, alla fine, e qui già è una cosa super affascinante, dai. Cioè, i pipistrelli sono dei mammiferi, quindi in un certo senso noi siamo imparentati con loro. E qui vedete proprio come si dirama quest'albero evolutivo. Quando sto coso ha deciso di volare, il mitocondrio ha avuto necessità di produrre più energia, quindi tutto l'apparato molecolare si è dovuto adattare, perché altrimenti sto coso crepava. Il DNA danneggiato produce un'infiammazione delle cellule per effetto del sistema immunitario, e il DNA all'interno dei pipistrelli si danneggia in continuazione. Quindi questi dovrebbero essere sempre continuamente infiammati. Mi sono reso conto che per capire appieno la cosa bisognava addentrarsi un pochino più nei dettagli. Quindi speriamo di renderla facile. Io comunque la spiego male. Allora, il DNA può essere danneggiato, come abbiamo detto, anche dai ROS, da queste specie reattive dell'ossigeno. E quando è danneggiato, la cellula può diventare tumorale. E se questa inizia poi a riprodursi, so cazzi. Neoplasia. La cellula tumorale, nello specifico, perde la capacità di scambiare informazioni con le cellule vicine. Quindi non solo non viene riconosciuta dal sistema immunitario, ma perde anche l'inibizione da contatto, che è quella cosa che le fa dire: ehi, sono circondata da altre cellule, forse non dovrei più riprodurmi, forse qua iniziamo a stare strettini. Perdendo questa cosa, lei se ne frega e inizia comunque a riprodursi. Si riproduce a dismisura, e quel che si viene a creare è la massa tumorale.
Per evitare che tutto ciò accada, quel che in genere succede è che si attivano una serie di meccanismi di controllo. Quello che accade più spesso è che la cellula va in apoptosi, ovvero si suicida. È un po' come se l'individuo malato decidesse di sacrificarsi per evitare che a subirne le conseguenze sia tutto l'organismo. Questo può accadere o perché il DNA si è danneggiato compromettendo i geni principali, o perché la cellula inizia a generare delle proteine sbagliate, chiamiamole così. Ma un altro fenomeno che potrebbe avvenire è lo stimolare l'intervento di una risposta immunitaria. La cellula va a rilasciare, in questo caso, delle proteine danneggiate o delle molecole specifiche. Per le cellule vicine che vanno a captare queste molecole, questo è un segnale d'allarme. Spaventate a loro volta, lanceranno anche loro l'allarme, rilasciando altre molecole e così via. Insomma, quel che si crea è una sorta di allarme generale in cui tutte le cellule vicine scambiano la cellula danneggiata per un patogeno, per un batterio ad esempio, o per una cellula infettata da virus. Questo è un meccanismo di controllo e di protezione anche contro i virus, perché come abbiamo visto insieme nel video di Scienza Brutta, il virus poi alla fine non è altro che una catena di materiale genetico che utilizza la cellula come se fosse una grande industria, la sfrutta per fare i cazzi suoi, no? Quindi hai bisogno di riconoscere materiale genetico, specialmente materiale genetico estraneo o danneggiato. E quindi, in base a quel che ci eravamo detti prima, arrivano i globuli bianchi e tutti gli altri personaggi che fanno parte del processo infiammatorio, scatenando una risposta immunitaria, eccetera, eccetera. Tenete presente che questa cosa non succede nelle cellule tumorali perché queste non scatenano tutto ciò, proprio perché smettono di comunicare con le altre cellule, quindi questi segnali chimici non li rilasciano. E invece per i pipistrelli? Infatti, come ci eravamo detti, nei pipistrelli vengono prodotte un sacco di specie reattive dell'ossigeno, che sono loro a danneggiare il DNA. Quindi quel che dovrebbe succedere è, a cascata, che si attivino dei processi di infiammazione acuta. Significa forse che le cellule dei pipistrelli sono sempre infiammate? Lo so, mi rendo conto, è un bordello, ho provato a renderle il più semplice possibile però. Quindi, ricapitolando ancora, il mitocondrio deve produrre un'alta quantità di energia, quindi deve produrre un'alta quantità di materiale di scarto. Questi materiali di scarto sono delle specie altamente reattive che danneggiano il DNA, ma il DNA che viene continuamente danneggiato produce una risposta immunitaria costante e quindi un'infiammazione costante. Quindi, stando a ciò, le cellule dei pipistrelli sono continuamente infiammate. E non è bello, cavolo! Che poi, tutti i sintomi di quando ti ammali e sono dovuti principalmente all'infiammazione. Immagina vivere costantemente con la sensazione della febbre, che schifo è! E considerate che troppa infiammazione può portare pure alla morte. E questi sono continuamente infiammati, non è una bella cosa. Questi pigliano fuoco a un certo punto. Sto scherzando, eh. Ma quindi è vero, hanno questa infiammazione costante? Diversi studi hanno visto che no. Visto che questa era la loro condizione, ecco, che definirei particolare, si sono evoluti per ridurre il tasso di infiammazione. Come? Ci sono determinate proteine che attivano l'infiammazione e loro ne hanno in numero estremamente inferiore, mentre altre non ne hanno proprio. Hanno tagliato così la testa al toro proprio. Quindi, nonostante tutto sto bordello, nonostante lo stress ossidativo, nonostante i danni costanti al DNA, hanno in un certo senso inattivato o perlomeno ridotto notevolmente la loro infiammazione. Ma questa cosa apparentemente non ha senso. Lo so che al momento potrebbe apparire un pochino contorto, ma giuro che ci arriviamo al punto. Giuro che ci arriviamo. I mammiferi, uomo compreso, quando hanno un danno al DNA, producono una proteina che si chiama interferone alfa. Questa proteina interviene nell'ostacolare la moltiplicazione del virus e quindi evitare che questo si propaghi e a un certo punto anche sconfiggerlo. Ecco, indovinate chi ce l'ha sempre attivo? Sempre? Costantemente? I pipistrelli, ovviamente. Loro, mica io. Loro. Quindi se a me mi si danneggia, lo devo produrre. Loro ce l'hanno sempre, costantemente. Sempre, sempre, sempre. Tenete presente che questa è soltanto una parte della storia. Continuano ad uscire tutt'oggi degli articoli dove si cerca di capire come cacchio è. Che sti pipistrelli c'hanno il virus, però non sembrano malati, che però resistono e campano un casino. Cioè, cerchiamo sempre informazioni e ne continuiamo a trovare sempre di nuove. Motivo anche per cui sono così importanti da studiare, perché potrebbero insegnarci anche come affrontare alcune delle nostre malattie. Quindi facciamo ricerca su di loro anche per un motivo puramente egoistico, eh. Quindi capitoliamo, giusto per avere il quadro della situazione ben chiaro adesso in mente. I pipistrelli devono volare. Per volare hanno bisogno di produrre un'alta quantità di energia attraverso i mitocondri, quindi producono anche un'alta quantità di materiali di scarto, che sono ROS, queste specie altamente reattive contenenti ossigeno, che sono prodotte in numero così alto che producono uno stress ossidativo e quindi danneggiano moltissimo il DNA. Nonostante questo, dovrebbero produrre una risposta infiammatoria molto alta all'interno delle cellule, che però viene controllata. E se non si è capito, quindi è proprio qui che bisogna trovare la chiave alla loro schifosità, del perché riescono a vivere con così tanti virus addosso senza fottersene, in sostanza. Visto che l'infiammazione deve essere attivata nel caso in cui un virus entra all'interno della cellula e loro l'infiammazione non l'attivano, allora come fanno a riconoscere un virus che entra nella cellula? Come fanno a bloccarlo?
in teoria non fanno, no? Sarebbe stato bello una spiegazione molto più semplice, un pochino arzigogolata, però questa è la natura, ragazzi, la biologia è un casino. Ci rivolgiamo ai pipistrelli chiamandoli animali serbatoio. Serbatoio di cosa? Di virus. Perché chiamarli latrine, schifezze viventi, volanti, faceva strano. Quindi serbatoio. Dentro di loro il virus riesce ad entrare. Perché dato che non c'è una risposta infiammatoria a bloccarli, in teoria non c'hanno niente a bloccarli. Tuttavia hanno l'interferone alfa, quella proteina di cui vi stavo parlando, che essendo sempre attiva è in grado di neutralizzarla immediatamente, o perlomeno di bloccarne la riproduzione. Visto che ci siamo già complicati la vita esageratamente, complichiamocela un po' di più ed entriamo un altro po' nel dettaglio. Cosa fa l'interferone alfa di preciso? Attiva un enzima che si chiama ribonucleasi L, che in sostanza ha il compito di spaccare l'RNA virale. Ecco, pure noi abbiamo questo enzima che fa praticamente la stessa cosa, solo che mentre nel nostro caso c'è una catena di segnali che deve essere lanciata affinché questo enzima si attivi, ecco, nel caso dei pipistrelli è sufficiente semplicemente l'interferone alfa. L'interferone alfa avvia questo enzima immediatamente, singolo passaggio. Quindi è ecco, tutta questa serie di aspetti sono anche la spiegazione del perché ai pipistrelli frega relativamente poco del virus. Loro ce l'hanno, il virus riesce ad entrare, però viene neutralizzato quasi subito perché il sistema di controllo del virus è già in un certo senso attivo. Non si manifesta come infiammazione, ma attraverso un'altra catena di eventi. Il fatto che non abbiano un'infiammazione significa che non hanno nemmeno i sintomi, quindi loro si possono pure portare dietro dei virus, per dire, però quasi non se ne accorgono. E giusto per sottolineare il concetto, parlando del nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2, non è il virus di per sé a causarci problemi, ma è il nostro sistema immunitario che risponde in modo completamente diverso a quello dei pipistrelli. Nel nostro caso risponde in maniera super incazzata. Ecco. Del come poi il virus riesca effettivamente a sopravvivere all'interno dei pipistrelli, ecco, la cosa è un po' complicata perché in realtà non si è capito, in realtà ci sono ancora dei dibattiti a riguardo. Se la risposta al virus è comunque così efficiente da eliminarlo e quindi ripulire l'organismo, diciamo, dall'invasione del virus, nonostante non ci sia una risposta infiammatoria così esagerata, ecco, comunque non spiega come mai il virus resiste. Comunque viene passato da pipistrello a pipistrello in maniera così rapida che anche se il tempo, diciamo, di vita, la finestra di tempo in cui il virus effettivamente è all'interno di un organismo è bassa nella popolazione di pipistrelli, viene passato comunque al vicino così rapidamente che comunque continua a circolare. Tenete presente per appunto che i pipistrelli vivono in gruppi grandi, sbavano un casino, cagano un po' ovunque e soprattutto possono incontrare pipistrelli di altri gruppi a cui passarglielo, che poi lo riportano ovviamente nella loro batcaverna, diffondendolo di nuovo, e quindi sto qua gira. C'è chi dice che probabilmente è dovuto al fatto che quando escono dal letargo il loro sistema immunitario non funziona più, probabilmente non è, diciamo, effettivamente attivo come dovrebbe essere, quindi in quel caso possono beccarsi più roba e passarsela. Insomma, ce ne sono un sacco di spiegazioni. Personalmente quella che trovo più plausibile è che la loro risposta immunitaria funziona più che altro nel bloccare la riproduzione del virus, o meglio rallentarla estremamente, però in qualche modo farlo sopravvivere nel loro organismo per molto più tempo del dovuto e quindi passandolo, eccetera eccetera. Comunque è un bordello, ci tengo a precisarlo. Tutto sto bordello è dovuto esclusivamente al fatto che si strozzi, volano, quello è appurato. Vedete, una serie di adattamenti evolutivi, perché avevano bisogno di più energia degli altri, hanno portato a sto gran casino. Ecco, nella mia testa questo video era molto molto più chiaro, però mi rendo conto che è un casino, specialmente a dirlo ad alta voce. Avevo fatto una versione un pochino più semplificata su Instagram che avevate apprezzato, quindi ho detto vabbè, dai, usiamo una versione più estesa in questa sede. Speriamo che non sia stato un pippone. Ci sono gli articoli che lascio in descrizione in cui potete trovare le fonti e gli approfondimenti se siete interessati. E niente, ci vediamo presto. Penso di aver bisogno di andare a dormire.